Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monesport07. Siamo qui con i 10 attaccanti più forti al mondo in questo momento, ragazzi. Cioè, se io in questo momento devo dire, quindi fa niente che uno è quarantenne per dire e continua a segnare. Se io in questo momento dico chi sono i 10 attaccanti più forti al mondo, attaccanti di ruolo, quelli che gli dai la palla e segnano, l'attaccante è quello, gli dai la palla e segna. Con questa top 10 si concludono tutte le mie top 10 praticamente per quanto riguarda i giocatori, ma arriveranno credo anche allenatori e dirigenti. Ho fatto anche quella delle squadre, ringrazio il buon Antonio per le clip. Noi non ci vediamo in chiacchiere e partiamo subito col video. Vamo ragazzi! Partiamo con la Serie A, partiamo con Zlatan Ibrahimovic. Non è l'unico voto della Serie A che ho messo, spoiler. E non ci sarà Ronaldo, non ci sarà Ronaldo perché Ronaldo l'ho messo nel video di esterni e seconde punte, perché Ronaldo ha giocato più come un esterno, cioè insomma raga, Ronaldo ha sempre insistito a giocare alla sinistra, quindi l'ho messo in quel video. Zlatan Ibrahimovic che finora ha fatto 16 reti, se non erro 14 in campionato, una in Coppa Italia e una in Europa League. Poi dipende da quando guardate il video ragazzi, può darsi che quando guardate il video è arrivato già a 30. Però ragazzi, per me Zlatan Ibrahimovic in questo momento è il decimo attaccante più forte al mondo. Un tempo era il primo, ma nonostante l'età 39 anni ragazzi, un'età molto molto alta, rimane secondo me nella top 10. E non è discontinuo, perché uno dice a inizio campionato faceva due gol a partita. Ragazzi, se tu fai due gol a partita, ogni partita sei pallone d'oro, perché in un anno giochi 40 partite e fai 80 gol. 80 gol non li ha ancora fatti nessuno, eccetto Leo Messi che ne ha fatti 91 in un anno. Leo Messi veramente un alieno. Quindi per me Zlatan Ibrahimovic finora con 16 gol in tipo 18 presenze è assolutamente da inserire in questa top 10 e va in decima posizione. Davanti a lui un certo Timo Werner, che l'anno scorso è stato protagonista con il Lipsia, che comunque è andata anche in semifinale di Champions League, grande annata l'anno scorso della squadra tedesca. Werner che si trasferisce al Chelsea, che ha fatto veramente un mercato faraonico, ma non incide, almeno non incide come con il Lipsia. I suoi gol li fa, i suoi assist li fa, ma è stato arretrato a trequartista. E io ripeto, in questa lista metto chi fa gol ragazzi, chi è 9, chi è un numero 9 e fa gol. Lui numero 9 lo è, perché al Chelsea, se non mi sbaglio, indossa la maglia numero 9, non mi ricordo se la indossa lui o Giroud, ma mi sa proprio lui. Ed è stato messo Giroud, gli è stato preferito Giroud come attaccante. Lui fa il trequartista, la seconda punta di Giroud, un po' come faceva Dybala per Higuain. Però per il resto è un giocatore veramente straordinario per le sue caratteristiche tecniche. Va in nona posizione, davanti a lui il suo, non dico connazionale, però scusami, uno che gioca nello stesso campionato, come si dice, con campionato, va bene, ovviamente scherzo. Però una sua conoscenza della Premier League che ha battuto ieri sera, dipende da quando guardate il video, Roberto Firmino che sicuramente segna meno di Salah e Mané ragazzi, ma gestisce praticamente ogni manovra d'attacco del Liverpool, è il 9 probabilmente più tecnico al mondo per me, insieme a Benzema. Un giocatore veramente fenomenale, un giocatore completo. Non lo metto più in alto, la premessa è più in alto ragazzi, ma qui ripeto, ci va chi è attaccante puro e chi fa gol. Lui lo vedo più come un falso 9 che come attaccante, no, che è un attaccante puro. Quindi va un ottavo. Settima posizione per un'altra conoscenza della Serie A, cioè un altro giocatore della Serie A, Romelu Lukaku ragazzi. Romelu Lukaku, Big Room, Big Mac, come cazzo volete lo chiamate. L'ho sottovalutato, dico la verità. Quando è arrivato all'Inter io credevo che fosse adatto per il modo di giocare di Conte. È adatto per il modo di giocare della Serie A, le sue caratteristiche, ma non credevo che arrivasse a fare 40 gol all'anno ragazzi. Cioè l'anno scorso Lukaku ha fatto 43 gol, 42-43 siamo lì ragazzi, ma ha fatto veramente una caterva di gol e li sta facendo anche quest'anno. È un leader tecnico, fa anche assist ed è devastante ragazzi, non lo fermi. In Europa fa più fatica, ma questo si sapeva. Per me però oggi Lukaku è il settimo attaccante più forte al mondo. Sesto, davanti a lui, Karim Benzema che ha un'ottima media, 12 gol in 21 partite di Liga, abbinate a 5 assist, ma la vera nota forte sono le 4 reti in 5 partite in Champions League e il gol nella Supercoppa Spagnola. In totale, con un gol ogni 140 minuti, fa 17 gol e 5 assist in 28 partite questa stagione. Non mi baso solo su questa stagione, perché si farà alla fine della stagione i conti dei 10 migliori attaccanti della stagione 2021. Però ragazzi, se devo scegliere in questo momento chi è per distacco ragazzi tra gli attaccanti più forti del mondo, per ora Benzema è sesto. Non è proprio un attaccante proprio puro e per questo magari va qualche posizione in meno. Quinto Mbappé, sì mi criticherete, magari Mbappé ve l'aspettavate secondo o terzo, forse più terzo perché Haaland è più attaccante di lui. Mbappé è più un esterno ragazzi, io ripeto, qui ci va chi fa gol. Ve lo dice uno che adora Mbappé, non è che mi sta sul cazzo e l'ho messo quinto. Per me Mbappé arriverà primo ragazzi, parliamoci chiaro, sarà un pallone d'oro sicuramente in futuro, secondo me però deve andare via dal Paris.
Però Mbappé, ragazzi, stiamo parlando che per farmi un esempio, questa stagione gioca in Francia e fa un gol ogni 95 minuti, ragazzi. Cioè, per farvi capire, Muriel, che gioca in Serie A, ha una media gol migliore, ma anche altri giocatori della Liga o della Premier, dove comunque magari Bundesliga, dove è un po' più difficile segnare, André Silva, per farvi capire, ha una media gol migliore di lui, ragazzi. Quindi non mi sento di metterlo troppo in alto. Quando sarà più decisivo anche in Europa, che questa classifica io, ragazzi, l'ho fatta prima del partito col Barcellona, altrimenti l'avrei potuto mettere quarto o terzo, ma non sarà mai primo in questo momento per me, perché stiamo parlando, ragazzi, dei 10 attaccanti più forti in questo momento, non futuri, perché futuri i migliori prospetti sono Mbappé e Haaland. Ma se devo parlare di 9 puri, quelli che gli passi la palla e ti fanno gol, Mbappé non è quel tipo di giocatore, ragazzi. Non potevo metterlo nel video delle ali perché ha giocato più attaccante quest'anno. È devastante Mbappé, ragazzi, è veramente devastante, ma non mi sento di mettere una posizione superiore al quinto, perché ci sono giocatori che come 9, come attaccante puro, hanno fatto meglio di lui. Per Mbappé 23 gol in 31 presenze quest'anno, mentre per Jamie Vardy, che arriva davanti a lui, un gol in due partite praticamente, ragazzi, 14 gol e 5 assist in 28 partite per Jamie Vardy, che vado a mettere al quarto posto contro ogni pronostico. Un gol ogni 156 minuti, ma ragazzi, Jamie Vardy segna. Lo metto qui per la costanza. Per me, quei giocatori che ogni anno, come Lewandowski, come Agüero in questo momento preferisco non metterlo perché ha giocato 5 partite quest'anno, quindi Agüero preferisco non metterlo. Così come Griezmann, ragazzi, non ci sarà perché non è un 9 puro, anche perché gioca più da esterno. Ma Vardy è un 9 puro, ragazzi. Cioè, se vi leggo i gol che ha fatto gli ultimi anni, è un 9 costante, ragazzi. È una macchina da gol costante, soprattutto perché gioca in una squadra medio-alta. È una squadra d'Europa League, bene o male, Leicester, no? Da centro classifica barra Europa League. È uno che fa ogni anno gli stessi gol ed è anche vice capocannoniere della Premier League. Merita questo posto, ragazzi. Quindi, super Jamie Vardy va in quarta posizione. Ora andiamo al podio perché in terza posizione c'è un giocatore che ho sempre adorato per quanto riguarda come gioca, ragazzi, e come persona un po' meno. Ciro Immobile, come persona un po' meno perché ogni volta che incontro la Juve si mette a simulare come un matto e ha causato un'ammonizione o un'espulsione, non mi ricordo cos'era, di Pjanic qualche anno fa, quando lui si era praticamente buttato a terra e aveva simulato. Ma come giocatore, ragazzi, Ciro Immobile, che giocatore è? In nazionale segna poco, bisogna ancora capire il perché, ma quest'anno ha fatto un gol ogni 115 minuti, ma soprattutto un gol ogni 83 minuti in Champions League. In Champions League ha fatto 5 presenze, 5 gol e un assist, una media gol spaventosa. E anche in campionato ha detto la sua, 14 gol e 3 assist in 22 partite, non mi pare mica male, ragazzi. Ciro Immobile è in questo momento per me il terzo attaccante più forte del mondo, ragazzi, una media gol pazzesca. Ora andiamo ai due, i primi due che sono praticamente due extraterrestri, gli unici due che fanno più di un gol a partita. Erling Haaland, 27 partite, 27 presenze, con 27 gol e 8. Cioè, perché ho detto 27? Va bene, in 27 presenze fa lo stesso numero di gol, 27, e assist sono 8. Cioè, praticamente questo fa un gol a partita, un gol ogni 85 minuti, ragazzi, una media gol spaventosa, un gol ogni 55 minuti in Champions League, un gol ogni 90 minuti in Bundesliga. Gli rovina la media la Coppa di Germania con un gol in tre partite, ma per il resto, ragazzi, per il resto, che giocatore è Erling Haaland? Davanti a lui però ci arriva uno che non potevo non mettere primo, Robert Lewandowski. Ma Lewandowski, ok, gioca nel Bayern Monaco, per il tipo di gioco che ha è anche avvantaggiato. Ma raga, ha fatto 32 presenze, 34 gol, un gol ogni 80 milioni, ogni 80, un gol ogni 80 minuti, ragazzi. Una media gol superiore a quella di Haaland, e ce ne vuole, ragazzi. In Europa solo Muriel ha la miglior media gol di lui, ma perché Muriel entra sempre dalla panchina, quindi i difensori sono un po' più stanchi, quindi per Muriel è più facile, però ok. Muriel che l'avrei messo tipo 13esimo, 14esimo in questa lista, ma Lewandowski, ragazzi, che giocatore è? Un alieno. Io non vi dico niente, perché 32 presenze, 34 gol, 8 assist bastano come statistiche per di testa, di sinistro, di destro, in Champions League, in campionato, ogni parte. Robert Lewandowski è padrone, ragazzi. Detto questo, il video termina qui, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ti invito a lasciare un mi piace, caso contrario, un dislike. Commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione, link per seguirmi su Instagram da MonoSport07. È tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.